Ladies and gentlemen, welcome on Zaius Web Network con il vostro Gianluca che vi dà un calorosissimo benvenuto qui alla sua The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con il vostro per l'appunto Gianluca che vi sta parlando in questo momento, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo qui su Zaius Web Network in www.zaiuswebnetwork.net. Puntata numero 3, siamo arrivati alla terza puntata di questa seconda stagione assieme qui in Zaius Web Network, nonché Zaius Web TV e Zaius Web Radio, ovvero la 49esima puntata in onda dal lunedì 4 febbraio 2013 fino anche alla domenica 10 febbraio 2013, ogni giorno in diretta web su Zaius Web Network alle ore 00, cioè a mezzanotte, alle ore 6 del mattino e poi per tornare alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine alle ore 18, alle ore naturalmente 6 di sera, sempre e rigorosamente orari italiani, CET, set, Central European Time. E poi cari amici, se naturalmente vi perdete qualche puntata non c'è problema, perché le ritrovate sempre e rigorosamente nel nostro blog in www.zaiuswebnetwork.net, riascoltabili in qualsiasi momento. Il nostro sito, il www.zaiuswebnetwork.it. Ci potrete trovare sempre in Facebook e nei social network, nella nostra pagina Facebook con il nome Zaius Web Network staccati, naturalmente troverete le cose che anche lì carichiamo e naturalmente pubblichiamo per voi. Inoltre ci potrete sempre seguire con Twitter con il nome chiocciola Zaius minuscolo tutto attaccato, ed infine su YouTube. Sul nostro canale di YouTube troverete le cose che il grande mitico Zaius carica per voi con il nome Zaius Radio tutto attaccato minuscolo. Troverete le cose appunto delle nostre rubriche, trasmissioni, nonché appunto programmi, tutto ciò che va in onda sul palinsesto, tra cui anche il Rock Band History che appunto Zaius carica in upload e download, poi non lo so, qualcosa farà sempre. Ed inoltre, come contattarci? Tramite le nostre caselle di posta elettronica, via email, fondamentalmente a info@zaius.com per contattare Zaius, il nostro grande Zaius, e quindi Zaius Web Network nella sua fattispecie, diciamo così, globalità. Poi per chi volesse contattare me, Gianluca, il sottoscritto, mi può chiamare e contattare sempre, scusate, alla casella di posta elettronica gianluca@zaius.com, ed infine il grande preziosissimo Luca alla casella di posta elettronica luca@zaius.com, per chi volesse contattare appunto Zaius Web Network al fine di venire ad utilizzare i nostri spazi che diamo a disposizione. Ed il grande Zaius dà davvero voce e spazio a tutti in questo magnifico network, quindi anche se volete venire come ospiti nella nostra trasmissione di punta dei lunedì sera dalle ore 22, dalle 10 di sera ore italiane, con sempre grandi ospiti e artisti nella trasmissione in cui io, Gianluca, Luca e Zaius ci divertiamo ad avere questi ospiti assieme, potrete farlo se avete una band, se fate parte di qualche gruppo musicale, qualsiasi associazione, qualsiasi cosa, venite e noi vi aspettiamo qui su Zaius Web Network. Ripartiamo allora con la storia dei The Who, questa fantastica band londinese di cui stavamo parlando, e la volta precedente ero arrivato a praticamente alla fine degli anni 70 ed inizio degli anni 80 con l'ultima notizia che davo, che il 17 dicembre del 79 gli Who appunto divennero il terzo gruppo dopo Beatles e The Band ad essere ospitati nella copertina di Time Magazine, sulla copertina di questo prestigioso appunto, questa prestigiosa rivista. E l'articolo scritto da Jay Cox trattava in maniera positiva i componenti del gruppo e naturalmente la loro posizione a livello internazionale, planetario, della loro musica rock. E gli Who avrebbero così realizzato altri due album in studio con Jones come batterista, e precisamente Face Dances del 1981 e It's Hard del 1982. Ma la perdita di Keith Moon costituì davvero un duro colpo alla, diciamo così, parte ritmica del gruppo. E nonostante comunque i due album avessero un buon successo di critica, buona parte dei fan non li apprezzò tantissimo. Anzi, a livello di
di riscontri vendita erano buoni, però le critiche dei fan non erano del resto molto accettabili. E dopo la pubblicazione di It's Hard, il gruppo partì per la loro tournée di addio. L'evento venne organizzato dopo che Tauschen, tra l'altro, dichiarò il suo alcolismo e la sua successiva disintossicazione dall'alcol. L'artista, infatti, affermò che avrebbe voluto realizzare un ultimo tour con la band prima che divenisse un gruppo dedito solo a lavori di studio, quindi l'ultima tournée dal vivo live in giro prima di rinchiudersi poi in studio. E la richiesta di biglietti fu talmente, dopo tali dichiarazioni, fu talmente alta che naturalmente diventò frenetica la ricerca di un biglietto per assistere a questi concerti lungo tutto il tour, che naturalmente sforò alla grande e durò tutto l'anno e avrebbe registrato davvero il tutto esaurito in numerosi stadi ed arene del Nord America. Dopo il completamento del tour in Nord America nel dicembre del 1982, Townshend passò poi parte del 1983 nel tentativo di scrivere materiale per l'ennesimo album in studio del gruppo, previsto dal contratto firmato con la Warner Bros. Nel 1980, naturalmente, questo contratto ebbe poi i suoi effetti e frutti successivamente negli anni a venire. E verso la fine del 1983, tuttavia, Townshend non riuscì ancora, dichiarando appunto di non essere in grado di produrre, a fare alcun tipo di testo e canzone nuova, quindi produrre materiale nuovo per il nuovo album. E in una dichiarazione pubblica nel dicembre del 1983 annunciò la sua decisione praticamente ufficiale, quindi di produrre materiale per un nuovo album e di lasciare comunque il gruppo, perché non riusciva a produrne dell'altro. E Tausch si concentrò allora sul suo lavoro da solista e pubblicò gli album White City, A Novel, The Iron Man e Musical, che ospita apparizioni di Daltrey e Entwistle, nonché due canzoni accreditate a Liu, e Psycho Derelict, precursore un po' del lavoro naturalmente per la radio Lifehouse, una sorta di rock opera, di opera rock sci-fi. Il 13 luglio del 1985 i componenti degli U, incluso Kenny Jones, si riformarono per esibirsi al Live Aid allo stadio Wembley di quell'anno, famosa esibizione e grandioso concerto organizzato anche da Bob Geldof, se non ricordo male, per quanto riguarda appunto il Live Aid del Wembley dell'85. E il gruppo eseguì My Generation, grande pezzo, Pinball Wizard, Love Rain Over Me e Won't Get Fooled Again, che è anche famosa appunto come sigla per quanto riguarda naturalmente CSI, ve l'ho già nominato, questo telefilm americano internazionale. E per un problema tecnico della BBC presentatosi all'inizio di My Generation, la maggior parte del pezzo non verrà ascoltato dai telespettatori. Nel 1988 il gruppo fu insignito dalla British Phonographic Industry The Lifetime Achievement Award, questo prestigioso premio. Il gruppo suonò poi un breve set di pezzi durante la cerimonia di consegna del premio e questa sarà anche l'ultima esibizione di Kenny Jones con gli Who, naturalmente la batteria. Il loro, diciamo, la loro riunione, il loro tour di riunione più noto fu quello del 1989, incentrato principalmente su Tommy. Durante questo tour il ruolo di batterista verrà ricoperto da Simon Phillips, collaboratore di vecchia data di Townshend, anche se in questo caso la richiesta di biglietti fu comunque notevole e portò ancora un'altra volta al tutto esaurito negli stadi di nuovo del Nord America, che incluse naturalmente anche quattro serate al Giants Stadium, e in tutto vennero venduti ben 2 milioni di biglietti. Bene cari amici, anche per questa volta, per questa prima nostra puntata in diretta, anche non in diretta, scusate, è l'abitudine delle puntate di lunedì sera, è visibile anche in web tv, quindi non solo ascoltabile sulla Saius Web Radio ma anche guardabile come telespettatori sulla Saius Web TV, perché andiamo in onda anche in video, non più solo in radio. Il vostro caro Gianluca si congeda da voi, vi saluta, vi ringrazia per essere stati all'ascolto e alla visione, sebbene statica, di questo omone, che naturalmente vi dice sempre: mi raccomando, ascoltate Saius Web Network e non solo, ma stay on town on rock and roll here on Saius Web Radio and Saius Web TV, and be happy, be safe and don't let anybody put you and make you down. Cari amici, vi aspetto sempre su www.saiuswebnetwork.net. Ciao!